Caro Pietro, via qua, va, tu che sei più addentrato a noi, alle pratiche galiziane, io ti ringrazio per avermi offerto questa colazione. Che se stava a mangiare? Fata negra, peyota 100%, è un prodotto spagnolo maggiormente, ed è il massimo del prosciutto iberico che mangia gli anga. La differenza tra 100% e 50% è che il 100% sono puri papà e mamma, sì, mentre il 50%, solo il 50% è puro, ma mangiano sempre gli anga. Io non so se questo è 50 o 100. Questo è 100%. Mortacci quanto è buono. Beh, direi che a questo punto fate fare colazione anche agli altri amici che ci hanno, certo, ci stanno accompagnando, no? Ragazzi, venite, che ce n'è per tutti. Questo si squaglia in bocca. Buono. Giacomo, vuoi assaggiare? Sì, è vero, certo. Tieni alla quarta, guarda. Io metto questo in bocca, non mastico. Grazie. Giacomo. Allora. Se la polizia. Se lo lasci un secondo in bocca. Se lo fai riscaldare è fantastico. Prima in bocca, dopo di che lo mastichi. Allora facciamo un esperimento un po' cringe. Un po'. Allora, lo poggiamo sulla mia lingua. Lascialo 2 secondi. Oh, no, chiudi, fallo riscaldare. Non c'è sentito tutti i profumi, tutti i gusti. Allora, poi dopo non comincia a masticare. Ok, allora ce lo succhi a mo' di caramella. Dopodiché si sprigiona tutti i liquidi. Adesso incomincia a sentire. Grazie a Pietro, istruzioni per la degustazione del prosciutto spagnolo. A 15 gradi, 20 gradi del calore della bocca, sprigiona tutti gli oli. Ma è una cosa fantastica, mi è rimasto in bocca, mentre lo sto prosciugando del suo grassetto. Non riesci a tenerlo fermo però. No, vuoi che gira, vuoi che ti amalgama il palato. Che ti lascia anche fantastico. C'è questo pizzicorio, fai una cosa, ti ricorda un po' il pizzicorio dell'olio d'oliva, no? Sì, fallo friggere, non te lo provo, vai. E prima è andato? Perché è freddo, non appena un attimo che vedi che è freddo. Allora, amici di Bracimi Ancora, noi siamo qua a Santiago di Compostela. Questo è un video girato al volo perché siamo passati di fronte a questa salumeria, Cuto di Salamanca. E Pietro, diciamo uno dei responsabili italiani della Discalux, azienda che si occupa di importare in Italia le prelibatezze spagnole, maggiormente carne ovviamente, ci ha detto facciamo colazione. Allora abbiamo detto vabbè, famola sta colazione, che fai, te tiri indietro? Il problema è che non è una colazione. Il bello è che più si riscalda è meglio. Quindi dobbiamo comprarlo, rimanere con la forza di volontà a 1000, buoni tutti! Sarebbe giusto lasciarlo in temperatura ambiente, farlo riscaldare e dopo di mangiarlo. Allora l'ultimo pezzetto lo lascerei a Giacomo, ci sei? Grazie. Ok. Io consento lasciare a Giacomo e questa breve clip, ragazzi, sul camone iberico Bellota. Senti il profumo dopo che hai sulle dita di questo prosciutto. Beh, però oggettivamente è diverso dal nostro, è un altro pianeta, un altro concetto, bisogna purtroppo ammettere. Cioè ragazzi, allora per me chiamo i sapori forti, belli, densi, intensi, questo è un altro passo, Poi se vi piace il prosciuttello di montagna salato, quello con meno per... I gusti sono gusti. Esatto. Mamma mia. Ma questa è roba forte. C'è sta un sacco di roba, c'è sta un sacco di storie. Veramente. C'è sta tutta... Bisogna fargli un flauto a loro. Scusa, questi sono bravi a farlo tutta la Spagna o ci sono determinate aree in cui vanno più forti? C'è la zona di Salamanca che è una... Poi c'è la zona di Yabucco che è anche molto famoso. Tutta la Spagna qua. Beh, merita proprio. Vabbè, se sarà scaldato. Sì. Con questo freddo è un po' difficile, se lo metti in bocca. Un giro. Ma come i tartari, no? No, sarà incredibile, veramente incredibile.
Beh, allora, devo dire che te vedi a cattedrale, c'hai così l'anima a posto, poi te mangi questo pure la pasta, sta sei, a posto. Ti sei, ma fai presto, perché se no punti un'altra volta davanti. Penso che qualcuno, esatto. Va bene, allora, questa clip si conclude qua. Ragazzi, e che la fetta di prosciutto sia con voi. Ciao. Amen. Amen. Cazzo, quanto è buono. No, ma è buono. Giacomo, c'è l'ultima fettinetta. Che ti do. Grazie. No, grazie. Dai, com'è? Buonissimo. Approfittere, dai. Grazie. Cazzo, quanto è buono. Ma proprio buono. Vediamo che ci stai aspettando. Andiamo.